Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. David, sì. David, mi senti? Sì. Allora, David, siamo sotto il Ministero di Fitto, quindi il Ministero per la Coesione, e la porta era chiusa, quindi il governatore si è un po' arrabbiato, ecco, si è un po' arrabbiato e ha detto fate aprire a questi conigli il portone perché non vorrei che finisse male, anche perché è circondato da tutti i suoi sindaci, però... Quando firmate l'accordo, questo è bravo. Se andiamo a rispondere, ecco, lo hai sentito da Davide, credo. Aprite il portone, dice il governatore. È Fitto, il ministro non c'è. Sentiamo un attimo, poi la Ghisleri subito, assolutamente, anche Dragoni. Grande uomo di piazza, Dragoni, ha partecipato a manifestazioni su manifestazioni. Andiamo un po' più indietro. È interessante vedere come il governatore, in realtà, ma cos'è un picchetto? Che vuole fare il governatore? Vuole entrare negli uffici? Ma se il ministro non c'è, Ghisleri, è una storia incredibile questa. Ecco, la trattativa... Lui vuole andare a depositare... La trattativa tra De Luca vuole e la andare polizia. A depositare una richiesta di firma, sì, dell'accordo di coesione. L'accordo, sentiamo, di coesione entro una settimana, questa è la richiesta, firmare e quindi sbloccare i fondi per la Campania entro una settimana. Non fanno entrare De Luca dentro il ministero? Non lo fanno entrare, Davide, la porta era chiusa, ti ho detto... Ma non è un pericoloso facinoroso? Immagino che a un certo punto apriranno il portone, però... Ludovica, fai la mediazione, spiega ai poliziotti... Spero che tu riesca a vederlo, c'è anche tanta polizia. No, vediamo, ma spiega ai poliziotti che non siamo di fronte a un black bloc, siamo di fronte al governatore della... Peggio. Campania. Ghisleri, come peggio, Dragoni? Rappresentante delle istituzioni, diciamo. Ghisleri, perché ride? È una cosa serissima questa, il governatore... No, perché... Perché penso che ci sono dei tempi e delle modalità. Lui l'ha fatto in una modalità, se il ministro Fitto fosse stato presente, ma a quel punto io mi sarei rivolta a Palazzo Chigi, che era molto più importante, no? Come manifestazione, anche la piazza è più grande rispetto a quella, per cui... Non diamo strane idee, suggerisce la grande Ghisleri di a De Luca di spostarsi verso Palazzo Chigi, suggerisce la Ghisleri. Dragoni, ti...